Buonasera, dottoressa Eleonora Celestini. Buonasera. Questa sera siamo qui ad assistere alla presentazione di un libro particolare, dedicato a Felice Mangiarano. Come è nata questo desiderio, questo libro, insomma? Allora, il libro parte dalla storia di Felice Mangiarano e sicuramente è dedicato a lui, ma in realtà è dedicato a tutte le persone che hanno abitato la casa e che tuttora abitano la ex casa della Divina Provvidenza, un ex ospedale psichiatrico, istituto ortofrenico che adesso si chiama Universo Salute Opera Donova. L'anno prossimo saranno 100 anni di questa opera fondata nel lontano 1922 da Don Pasquale Uva. Per me tutte le persone di questa casa, tutte le persone che consideravano e che considerano questa una casa, avevano il diritto e avevano il bisogno di venire fuori con le loro storie, con la loro dignità e in qualche modo riconnettere i frammenti delle loro storie alla storia del mondo di fuori, lo chiamo io, e il mondo di fuori secondo me aveva e ha bisogno di conoscere queste storie. Dottoressa, come mai la scelta è ricaduta su Felice Mangiarano, che io ho avuto il piacere anche di conoscere? Allora, perché Felice era una persona particolare, che amava raccontarsi, che aveva la grande capacità di andare a prendere dalle sue memorie implicite, dai suoi ricordi, e che aveva la capacità di metterti davanti le emozioni e le sensazioni oltre che i pensieri. E quindi è una persona che mi ha saputo accompagnare, una persona con cui sono riuscita non solo a scrivere, ma io dico grazie all'alleanza terapeutica prima e poi al legame tra noi come persone, sono riuscita in qualche modo anche a riconoscere me stessa, a rinascere io stessa, a, come dire, trovare anche dei punti di connessione tra me e lui. Consideriamo che Felice Mangiarano, ecco, Felice Mangiarano è arrivato qui a Bisceglie con una bicicletta come questa. Suo padre era di Monopoli e praticamente lo aveva messo su una cassetta per la frutta e aveva fatto tutta la strada da Monopoli a Bisceglie verso l'istituto e Felice ha vissuto 80 anni in questo luogo, facendo della cultura e della scrittura e dell'aiuto per gli altri la sua ragione di vita. Dottoressa, un pensiero particolare di Felice Mangiarano? Allora, Felice Mangiarano scriveva molto, tant'è che io ho voluto dare dignità a tutti i suoi scritti. Ogni mio capitolo inizia con una frase di Felice. Quindi per me non solo quello che abbiamo fatto prima, ma anche quello che abbiamo fatto durante la mia scrittura, è una scrittura dove ci sono sempre i pensieri di Felice all'inizio, che sono proprio i pensieri di cui io ho gli scritti proprio originali. Quindi ogni mio capitolo inizia con una frase di Felice. Se ne dovessi dire, ne posso dire due? Allora, Felice non camminava, nel senso che Felice era venuto in questo posto perché non camminava. All'epoca i disabili non potevano accedere alla scuola. Quindi Felice diceva: ricordate tutti che non si cammina soltanto con le gambe, si cammina anche con la testa e con il cuore. Un'altra frase importante di Felice: Felice diceva che tra tutte le armi al mondo c'è un'arma più potente delle altre, che è la penna. Però la penna bisogna saperla usare, quindi l'importanza della cultura e della comunicazione soprattutto. Un'altra frase che diceva Felice, molto importante, molto particolare, lui diceva che le intenzioni senza le opere non hanno valore e che il corpo opera in merito all'anima e che senza corpo e senza materia l'anima non ha meriti. E quindi lui voleva dire, e mi diceva sempre, che ogni pensiero, ogni emozione doveva essere tradotta in comportamento e in opera. Se volesse scegliere, dottoressa, a chi rivolgere questo libro in particolare, a chi lo farebbe leggere? Perché? Quale categorie? Studenti, nonni, genitori, malati? Non ci sono categorie. Ce ne dica una in particolare. Non ce ne sono categorie. Io penso che questo libro potrebbe leggerlo chi veramente ha voglia di vivere, ma soprattutto chi veramente ha voglia di vivere in un mondo condiviso, in un mondo di cooperazione, in un mondo di collaborazione, laddove i muri non sono qualcosa che impediscono, ma sono qualcosa che permettono. E quindi chi si ritiene di
chi ritiene di voler superare dei pregiudizi, delle regole precostituite, chiunque sia, bambino, ragazzo, colto, ignorante, lettore, non lettore, chiunque ritenga di voler vivere in un mondo dove l'altro ha un valore e dove il rapporto con l'altro ha un valore, il libro potrebbe essere un buon libro, almeno, non lo so, io mi auguro. Lo leggeremo con piacere. Grazie, dottoressa. Grazie, complimenti. Grazie.